si sente spesso dire, tanto queste cose capitano agli altri. Ma ricordatevi che per gli altri siamo noi. Visto che abbiamo l'ausilio della telecamera, mi piacerebbe presentare un po' chi ha partecipato, a parte voi studenti, a questa riunione. Innanzitutto il dottor Ramari, che è il primario di rianimazione e anestesia del Policlinico di Monza, il quale è sempre molto gentile e molto preparato. Al nostro sindaco. Grazie. E al segretario dell'ARI di Melegnano. Rappresentanti dell'ADIO di Melegnano. Il segretario dell'AIDO e presidente dell'AIDO della sezione di Melzo, segretario dell'AIDO per la pluricomunale della ASL 1 e la ASL 2, perciò un territorio che va da Trezzo d'Adda a Corbetta, Magenta e quanto mai. Abbiamo la Croce Bianca rappresentata degnamente da questa squadra fulmine. Io invece sono il presidente dell'AIDO di Melegnano. Siamo con uno studente che è intervenuto alla giornata Una lezione per la vita promossa dalla Croce Bianca di Melegnano, AIDO, AVIS, ABIO, e con l'intervento della Polizia Locale di Melegnano e anche il sindaco di Melegnano, Ezio Rossini. Che cosa pensi di questa iniziativa? Mi ha interessato molto questa iniziativa, mi ha entusiasmato, anche perché l'anno scorso a scuola hanno organizzato uno stage con l'ABIO che mi ha reso molto soddisfatto dal punto di vista emotivo e mi ha dato lo stimolo a cercare anche nuovi orizzonti dove impegnarmi nell'ambito del volontariato, quale l'AVIS, adesso dovrò chiedere informazioni a San Giuliano. E una volta conclusa la maturità, se riesco a ricavare del tempo, anche tramite l'ABIO. Svolgo già volontariato in associazioni animalistiche, sono sempre associazioni Ollus come canili o cliniche, e poi ho svolto volontariato nel mercatino Eco Solidale, che è un'associazione che cerca di vendere a prezzo di mercato e non sottopagare le popolazioni dei paesi sottosviluppati. Di conseguenza questo incontro mi ha indirizzato verso altri ambienti che si sviluppano e si articolano verso le persone come la Croce Bianca o l'AIDO e a supporto di queste e non solo verso animali o verso i bambini come mi hanno fatto conoscere quelli dell'ABIO. Che cosa vuol dire per te essere volontario? Essere volontario per me vuol dire relazionarsi con persone magari meno sfortunate di me, ma anche alla mia stessa parte, alle mie stesse situazioni con gli altri volontari che hanno voglia di divertirsi e di aiutare persone che magari necessitano anche solo magari di compagnia come i bambini in ospedale che hanno voglia di un compagno per giocare e per divertirsi nonostante la loro situazione. A 19 anni è encomiabile questo tuo progetto. Cosa pensi dell'iniziativa? Un'iniziativa che serve per avviare una campagna di sensibilizzazione per quanto riguarda il problema delle droghe e dell'alcol dei giovani e quindi è rivolto a tutte le classi quinte superiore della scuola. È stata avviata e organizzata dalle varie associazioni del territorio, l'AIDO, l'AVIS, l'ABIO e la Croce Bianca, che costituiscono un punto di riferimento importante per le istituzioni e soprattutto per il servizio che offrono per la collettività. Quindi l'importanza della vita, di stare attenti alla vita, soprattutto ai giovani, per quanto riguarda il problema legato all'alcol, all'abuso dell'alcol e all'uso delle sostanze stupefacenti. Per te che cosa vuol dire essere volontario o fare volontariato? Io credo di essere un volontario, perché anche fare l'amministratore, fare il sindaco vuol dire mettersi al servizio della cittadinanza e della collettività, quindi è offrire se stessi al servizio degli altri. Per quanto riguarda invece i volontari delle varie associazioni, veramente che svolgono un'attività lavorativa, quindi nel tempo libero dedicano il loro tempo
agli altri penso che sia una cosa importante per l'istituzione, anche perché offrono un servizio che non viene caricato sulle istituzioni. Silvia Tornielli, una studentessa che ha seguito questa lezione, una lezione per la vita, più precisamente, che cosa pensi dell'iniziativa? Allora, io penso comunque che sia stata indubbiamente un'iniziativa molto interessante da tutti i punti di vista, soprattutto dal lato umano, perché comunque mi è servito, diciamo, per riflettere su alcuni punti, perché comunque ciò che conta secondo me non è tanto sì andare a scuola, studiare, ma comunque pensare a quello che c'è attorno a noi, quindi anche solo riflettere per un attimo che ad esempio quando si beve o si consuma certe sostanze e poi si prende la macchina, allora lì non è che rischio solamente la mia vita, che già conta, ma anche quella di altri. Quindi ecco, fermarsi, magari a riflettere su alcuni particolari, anche se non mettere la cintura, eccetera, eccetera, perché sono magari 2 secondi che perdo, diciamo, del mio tempo, però poi potranno essermi utili più avanti. Tu hai mai fatto volontariato? Allora, ho partecipato all'Avio l'anno scorso, è stata un'iniziativa organizzata dalla scuola, sì, allo stage. Quanto è durato questo stage? È durato 2 mesi e mezzo all'incirca. E cosa facevi? Praticamente andavo una volta a settimana, mi sembra 1.5-2 ore, se non mi ricordo bene, e niente, lavoravamo in una, diciamo, in un'auletta del reparto dell'ospedale di Melegnano, e lavoravamo con i bambini, che lavorare, diciamo che giocavamo, comunque stavamo con loro, bambini o comunque ragazzi fino ai 17 anni, quindi loro erano ricoverati e noi, diciamo che giocavamo e passavamo del tempo con loro fino a quando restavano in cura. Cosa ti sei portata a casa da questa esperienza? Diciamo che mi ha portato comunque tante cose, non so, comunque mi sono sentita meglio comunque, perché so di aver aiutato comunque delle persone. Fine 2 ore comunque del mio giorno che l'ho passato con qualcun altro e penso comunque che a loro abbia fatto piacere. Certo. Tu che cosa vuoi fare da grande? Allora, mi piacerebbe fare il medico. Ognuno di noi deve mettersi in gioco perché i primi attori siamo noi della società, e quindi l'idea di fare anche di entrare in un'organizzazione di volontariato, soprattutto raggiunto ormai la vostra età, può essere un discorso estremamente interessante. Come prospettive di vita, non solo non certamente soltanto professionali, ma anche di crescita personale.